Beh, le novità sono le problematiche che hanno le città, le nostre metropoli, che ormai da 10 anni sentiamo le stesse problematiche, poi servono soluzioni tecnologiche che possano agevolare l'accesso di tutti gli utenti alle città, no? Quindi il movimento. Quindi la nostra suite è una piattaforma software sviluppata da Parkit che integra tecnologie di terze parti, chiaramente noi sistemi di automazione per la sosta pagamento, impianti controllo accessi della società tedesca Scheidebachmann, che è leader a livello internazionale, parcometri su strada di Metric e di M, quindi due società che noi integriamo allo stesso modo, ma il concetto è che di dare l'occupazione in tempo reale sui posti, sia su strada sia in struttura, per portare questo dato di disponibilità, dove l'utente alla mattina possa dal suo smartphone, senza andare e fare tentativi locali sul parcheggio, di avere un'informazione congiunta e omogenea in tempo reale su tutti quelli che sono i posti auto. Quindi attraverso sensori che possiamo vedere di là su strada sul singolo posto auto, che ci danno l'occupazione sulle aree blu, non solo sui posti riservati, occorre tutelare anche i posti riservati dei disabili che vengono occupati in maniera impropria, dei veicoli per la ricarica elettrica, per i posti di carico e scarico, i posti degli autobus, dove andiamo a portare in wifi queste informazioni alla nostra suite e diamo le informazioni su mobile attraverso pannelli. E allo stesso tempo nella nostra piattaforma, attraverso le nostre piattaforme software, riusciamo anche a, una volta arrivati sul parcheggio, a pagare attraverso la tecnologia elettronica, piattaforme di pagamento su mobile, dove io posso pagare, ma addirittura io che sono un convenzionato posso acquistare da smartphone o da web il mio abbonamento, quindi alla mattina invece che fare la fila ogni mese e rinnovare la mia tessera, vado su web e attraverso la targa del veicolo posso acquistare, rinnovare il mio abbonamento, presentarmi al parcheggio, essere identificato con la lettura della targa e entrare a mani libere su questo dispositivo. Quindi questo viene fatto alla fine per ridurre anche quelli che sono i tempi di accesso. Trovare la ricerca del posto auto implica girare isolati, invece riduciamo quel tempo, quel fil di accesso tra praticamente il momento in cui desidero trovare un parcheggio e quando arrivo, e pagare allo stesso tempo su mobile. Quindi oggi il mio telefonino diventa, da quando lo accendo la mattina, mi guardo Facebook e le mie cose, vado in macchina e lì incomincio a utilizzarlo fino al pagamento del parcheggio. Questa è la nostra infrastruttura con tecnologia in campo per parcheggio a pagamento, e il tutto attraverso una business intelligence molto forte che ci dà i dati in tempo reale con una big data estremamente potente. Oggi il dato in tempo reale è sempre più importante, il dettaglio del dato consente anche poi al management e alle grandi società e anche a chi governa ogni giorno le città di dare informazioni agli utenti, di dare le proprie politiche per il miglioramento della città, della metropoli. Noi come Parkit lo facciamo nelle maggiori città italiane.